C'era una volta, in un regno sommerso dagli abissi marini, una giovane sirena dal canto dolcissimo. Ma questo canto nascondeva un lato oscuro. Sei sicuro di volerlo sentire? Potrebbe rovinare per sempre l'immagine idilliaca che avevi da bambino. Procedi, a tuo rischio e pericolo. Immaginati la sirenetta. Non come la conosciamo oggi, ma come una creatura fragile, tormentata e disposta a tutto pur di ottenere ciò che desidera. È una storia di amore, sacrificio e destino inesorabile. La storia originale della sirenetta fu scritta da Hans Christian Andersen nel 1837. Ascolta bene perché alla fine della storia capirai come la fiaba della sirenetta sia legata al suo autore in una maniera che mai avresti immaginato. La sirenetta, affascinata dal mondo degli umani, salvò un giovane principe da un naufragio. Ma a differenza del film, il loro amore non fu così semplice e immediato. La sirenetta era disposta a tutto pur di conquistare il cuore del principe, anche a sacrificare la sua voce e la sua vita nel mare. Per diventare umana, la sirenetta si rivolse alla malvagia strega del mare, che le propose un terribile patto. In cambio delle sue gambe, la sirenetta avrebbe dovuto sacrificare la sua voce. La strega le tagliò la lingua con un coltello. Inoltre, ogni passo che avrebbe fatto da umana le avrebbe causato un dolore insopportabile. E se il principe non si fosse innamorato di lei entro un giorno e l'avesse sposata, la sirenetta sarebbe morta, dissolvendosi in schiuma di mare. La sirenetta accettò il patto e divenne umana. Per conquistare il cuore del principe, la sirenetta mette in atto numerosi tentativi, mostrandogli la sua gentilezza e la sua bellezza interiore. Lei lo accompagna in avventure marine, danza per lui nonostante il dolore insopportabile, e gli fa scoprire un mondo sottomarino pieno di meraviglie. Il principe, pur apprezzando la compagnia della sirenetta e provando affetto nei suoi confronti, non si innamora di lei come sperava. Invece si innamora di un'altra donna, una bellissima principessa che crede sia stata la sua salvatrice dopo il naufragio. Ed è ignaro del fatto che la sirenetta è stata la vera eroina che lo ha salvato dalle profondità del mare. Nella notte delle nozze del principe, la sirenetta ebbe un'ultima possibilità di salvarsi. Le sue sorelle, disperate, andarono dalla strega del mare e le offrirono i loro capelli in cambio di un coltello magico. Poi andarono dalla sirenetta e le diedero il coltello. Se avesse ucciso il principe e versato il suo sangue sulle sue gambe, sarebbe tornata ad essere una sirena. La sirenetta di fronte a un bivio: uccidere il principe e riconquistare la sua vita da sirena o rinunciare alla sua vita per amore. Anche se il suo dolore è inimmaginabile, la sirenetta decide di non uccidere il principe, nonostante la sua disperazione. Sceglie di dimostrare il suo amore sacrificandosi per lui, anche se il suo gesto non sarà mai conosciuto dal principe. Decise di gettarsi in mare, sacrificandosi e dissolvendosi in schiuma, un racconto di amore incondizionato, sacrificio e destino ineluttabile. Molto diversa dall'immagine felice e spensierata che ci ha regalato la versione Disney. Questa storia ci ricorda che anche le fiabe più affascinanti possono nascondere un lato oscuro e misterioso. Ma ecco un dettaglio importante. Andersen si ispirò a una storia d'amore personale. Si dice che Hans Christian Andersen si sia ispirato a una storia d'amore non corrisposta per scrivere La Sirenetta. L'autore aveva una cotta per un uomo. Un uomo di nome Edard Collin. Il tema del sacrificio e dell'amore impossibile potrebbe essere una riflessione su quella relazione. Speriamo che questo viaggio attraverso la vera storia della sirenetta ti abbia aperto gli occhi sulla profondità e la complessità delle fiabe che amiamo. Se ti è piaciuto il video e vuoi scoprire altre storie sorprendenti e coinvolgenti, non dimenticare di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei nuovi video. Lascia un commento con le tue opinioni sulla storia originale e condividi il video con i tuoi amici. Grazie e a presto!